Ragazzi, buongiorno dalla stazione di Zurigo. Come vedete c'ho la voce, non ci sta più perché fa un freddo qua a Zurigo allucinante. Sono venuto qua per vari motivi, ci stavano i miei che vanno a scuola qua all'istituto, quindi praticamente li ho visti stamattina, abbiamo fatto una colazione, ovviamente mi sono fatto solamente un caffè per fare un po' il digiuno intermittente, perché come sapete ho ripreso a stare un pochino più attento con la dieta, vorrei perdere quei 2-3 kg prima di Natale, così che tolgo appunto tutto quello che ho accumulato in America. Comunque sto in stazione a Zurigo, sto andando a prendere il treno che mi porta a Milano, che andrò a vedere le stasera. Ho preso un Airbnb molto molto carino al centro e quindi niente, non vedo l'ora di stare di nuovo in Italia, però ho fatto scalo a Zurigo e la cosa fighissima è che ci sta un treno che ci mette 3 ore e 40 e fa solamente 3 fermate e arriva direttamente da Zurigo a Milano, che non sapevo, che però è un sacco pratico, anche perché di solito faccio sempre per aereo, ma col treno ci sta, quindi yes. Ho pensato anche di vloggare, perché non vloggo da un po' di tempo. Trovai sulla carrozza, vediamo questo treno. Ci vediamo dopo. Carrozza 5, ci siamo. Siamo arrivati finalmente all'Airbnb e ho anche trovato Ele. Che dicevo che ti stavo cercando alla stazione, ma non c'eri. Non sei venuta. Sì, sì, manco offerto. Comunque, ragazzi, guardate qua che carina la cucinetta. E questo è il salotto, c'è anche un piccolo tavolo. Qua è abbastanza carino, no, amore? Ti piace? E divano, qua fuori dovrebbe esserci una bella vista. Wow, pretty nice, ragazzi. Penso che qua siamo molto vicini a... Qua c'è proprio Chinatown. Chinatown, qua. E quindi questo è l'Airbnb, molto carino, soffitto così. Televisione, vi faccio anche vedere il bagno. Piccolino, però molto carino qua a Milano. E questa invece è la stanza, mi piace un sacco che ci sta quello così. Comunque, ora di catch up con Ele. E che ne so, andiamo a mangiare? Prima, sì, andiamo a mangiare. Vabbè ragazzi, noi qua ci aggiorniamo con Ele. Ci vediamo più tardi. Buongiorno. Ragazzi, buongiorno, è la mattina seguente. Volevo farvi vedere quello che ho mangiato. Ieri sono stato abbastanza bravo, come avete visto. Ho mangiato alla fine. Mi ero fatto già praticamente del tonno a pranzo. E quindi la sera poi qua mi è venuta veramente voglia di un po' di prosciutto cotto e un po' di mozzarella, dato che sono tornato in Italia, che non sarebbe proprio la cosa migliore, però avendo mangiato molto poco per tutta la giornata, comunque sono rientrato nelle mie calorie e ho deciso di fare questa scelta. Stamattina invece mi sono svegliato con Ele, che lei è andata all'università, mi sono fatto un caffè mentre lei si è preparato il suo porridge solito e adesso sto facendo pranzo più o meno 1:30. Vi faccio vedere qua, mi sono fatto un po' una cotoletta alla milanese che una volta ogni tanto va bene, alla fine è pollo e carne con un pochino di impanatura. C'ho qua la mia iceberg, lo sapete se mi seguite, è l'unica verdura che mangio. Mi sono anche fatto una zuppetta presa dall'Esselunga, che devo dire non è per niente male per un po' più di micronutrienti. E ovviamente traccio le calorie nell'applicazione che metto in questo momento sullo schermo. Ed è divertente come un sacco di gente che non capisce dice: ammazza che strazio, mette tutto nell'applicazione. In realtà ci mettete veramente 30 secondi e sapete esattamente, avete la consapevolezza di quanto mangiate. Quindi ve lo consiglio se non lo state facendo. E poi qua mi sto guardando Game Changers, che molti di voi me l'hanno consigliato, e voglio fare diciamo un video review su base scientifica, praticamente analizzando quello che dicono e gli argomenti che fanno in questo documentario, che dovrebbe essere piuttosto sugli atleti vegetariani e vegani, sulla dieta vegana per quanto riguarda lo sport, quindi la performance e anche la composizione corporea. Quindi mangio, faccio pranzo, guardo Game Changers, farò il review più tardi e poi spero di andare in palestra, quindi vi tengo aggiornati. Ragazzi,
ragazzi, sono arrivato a metà Game Changer e devo dire che è interessante. Non vedo l'ora di studiarmi la ricerca da solo. E perché no, magari provare, però prima voglio appunto vedere tutta la ricerca che c'è. Comunque mi sono mangiato metà banana e sto andando adesso in palestra e c'ho un upper body workout. Quindi faccio tutti i gruppi muscolari da parte superiore del corpo, iniziando con il petto, panca piana, ovviamente, già lo sapevate. Ragazzi, piccolo voiceover mentre mi sto allenando, come vedete qua in sottofondo. Oggi era una giornata upper. Se volete vedere tutta la spiegazione completa, vi consiglio di seguirmi su Instagram, che lì posto i vari allenamenti che faccio quando sto in giro. Quindi se volete prendere un pochino di spunto, Instagram è un ottimo modo per farlo rapidamente. Come vedete, ho iniziato una bella panca piana pesante, 4-6 ripetizioni, questi erano 100 kg e devo dire che oggi pesavano un bel po', li sentivo tanto. Penso che era un pochino perché appunto quando viaggio magari non mangi, non dormi perfettamente e oggi erano belli pesanti, ma ho fatto il massimo con quello che ho potuto. In questi casi, appunto, lo dico sempre, se avete una seduta ogni 3-4 sedute che vi sembra di andare meno bene, i carichi sono un pochino più pesanti, raga, non vi preoccupate, è normale, dovete solamente completare la seduta, giusto? Costanza sopra la perfezione. Quindi dopo la panca piana abbiamo fatto un po' di cable flies e sono passato poi a fare anche un po' di schiena, come vedete, con i bent over dumbbell row e i single arm cable row che sto iniziando a fare e mi piacciono veramente tanto, trovo che mi procurano una contrazione veramente fenomenale. Quindi se avete appunto, se dovete impostare il vostro prossimo mesociclo, vi consiglio di includerlo. Detto questo, ho anche fatto un esercizio per i bicipiti e uno per i tricipiti per finire. Grazie a tutti, se vi sta piacendo il vlog mi raccomando lasciateci un bel like e continuiamo. Ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento, devo dire che è andato bene e sono contento anche quando non riesco ad allenarmi proprio in una palestra, che magari, sapete, magari vado sempre la stessa, è molto più facile, conosco i pesi. Qua devo dire era bello pesante, ma mi sono divertito e ho fatto un ottimo allenamento abbastanza efficace. Fatemi sapere se rivolete i voice over come avete visto in questo video, che a me piace un sacco farli, però magari non sono super scorrevoli, quindi fatemi sapere voi nei commenti se vi piacciono. Comunque io adesso torno a casa e mi becco con Ele che ha finito l'università. Ci vediamo dopo. I ragazzi l'hanno fatto benissimo la parte loro, secondo me. Mentre ragazzi, siamo a fare la spesa. Guarda che bomba. Ragazzi, siamo appena tornati a casa. Ele lì dietro, che vedete, amore, vuoi salutare? Ciao. Ha cucinato una buonissima cena che vi faccio vedere in questo momento. Ci abbiamo qua del pollo tipo kebab speziato, che non aveva niente male in macro, se erano mi sembra 6 grammi di grassi per 100. Proteine per 100 grammi, 7 grammi di grassi e giù di carne. Quindi niente male, deve essere buonissimo. Melanzane, questa è metà della zuppa che in realtà poi prima ne ho mangiata solo metà. E abbiamo anche un pochino di pane qua. Questa sarà la fonte di carbo di oggi, quindi dai. Un kebab. Lo tosti tu? Grazie. E quindi sì, noi finalmente stiamo facendo la coppietta normale, facciamo cena insieme e stiamo dividendo appunto verdurine e chicken. Mangio qua e ci vediamo nell'ultimo, ci vediamo più tardi, ultima scena del video. Ok ragazzi, siamo arrivati all'ultimo pasto e mi faccio uno yogurtino, questo qua, uno yogurt greco al caffè, 0% grassi ovviamente, e tutto la scatoletta c'ha 14 grammi di proteine, che non è male. 158 calorie. Yeah. 25 carbo, 20 grammi di zucchero. 20 grammi di zucchero. Ragazzi, prima di chiudere volevo dire, per lo yogurt di prima che sto mangiando qua, ho fatto due cucchiaiate, mi sembrava dolcissimo. Infatti 25 grammi di carboidrati mi sembrava troppo, era troppo dolce. Se voi andate a prendere quegli altri di un'altra marca, tipo questo è il Fruio della Faye e questo è la vaniglia, questi qua hanno 12-13 grammi di carboidrati per tutto il vasetto, quindi meno della metà di questo, che è la marca Carrefour, giusto? Quindi state attenti, state attenti. Io ho fatto, mi sono mangiato due cucchiai, ma questo non lo mangio, mi dispiace, lo butterò, perché non è poco. Ovviamente provate a fare delle scelte sane. Comunque meglio yogurt, la frutta. Non so più che dire. E no, scherzo. Comunque quindi ora mi mangio questo e invece siamo qua prima sera a Milano insieme con amore, qualcosa con, che non è abbiamo seconda ancora, seconda sera
perdo i colpi, ragazzi. Questi sono quasi 24 anni. Diciamo, sono le 9 e qualcosa, se non le 10, e noi stiamo ancora lavorando praticamente. Lui. Io comunque vi volevo dire qualcosa che non vi ho ancora accennato e mai detto, che molto probabilmente verrò a vivere a Milano. Ah, sì. E loro ancora non lo sanno. Sì. E penso nel 2020 magari faremo, verrò qua a Milano e sarò per qualche mese, sia perché c'è Ele che sta all'università, che anche perché magari è un modo per stare più vicino a tutti voi, magari vi incontro se siete di Milano, oppure magari venite da altre parti dell'Italia, oppure io scendo e magari ci vediamo nel nuovo anno. Quindi questa è la notizia, non è confermata, ma magari torno in land italiana, che ci sta dopo oltre 5-6 anni. Quindi sì, io vi ringrazio di cuore se state ancora qua che guardate, veramente, se potete lasciateci un like che aiuta per qualche motivo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e commentate, che mi fa piacere leggerli, li leggo sempre tutti. E da me Ele, passo e ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao.